Buongiorno a tutti e benvenuti al TG Sport di Radio Revolution Test e Radio 1 e Stab Radio. Come di consueto, le notizie prima di tutto dello sport regionale, poi lo sport internazionale e nazionale. Prima di tutto andiamo a vedere le notizie regionali. Andiamo a vedere. Udinese senza alternative, punti o saltare alla panchina. Spero anche la società che si svegli un po'. Andiamo a vedere altre notizie, invece scherma, ecco la Navaria 2.0 e dice sogno tornata tra le big. Notizie di sport nazionale e internazionale, Serie A. Una Serie A, un gol ogni 59 minuti, Ciro Immobile è il miglior bomber d'Europa. A Solden, Federica Brignone salta l'esordio a Solden. Non sono ancora pronta per puntare al massimo, dice. Ci parla di sci. Serie A. Uomini forti, destini forti. Icardi e Spalletti, gli uomini in copertina di questa Inter che vola. Dopo conferenza stampa, dopo partita, Spalletti dice: da qui alla fine del campionato per noi non c'è tregua. Serie A. Probabile formazione della decima giornata di campionato, dove Douglas Costa c'è. Gomez convocato, fuori Chiellini e Buffon. Andiamo a vedere quali sono le novità. Ci sono stasera alle ore 18.30, come dicevo ieri, l'Atalanta e la Sverona. Gomez è stato convocato, Pecchia conferma il tridente per la Verona. Invece c'è Bologna-Lazio alle ore 20.45, come tutte le altre. Torino torna destro dal primo minuto, invece Lulic in forse. Cagliari-Benevento alle ore 20.45, dove ci sarà Pavoletti titolare per Cagliari e De Zerbi cambia modulo per Benevento. Chievo-Verona-Milan, dove ci sarà Maran col Chievo migliore e Montella punta su André Silva. Stesso orario alle ore 20.45, Gaspar per Laurini per la Fiorentina e Sadik verso la conferma. Genoa-Napoli ore 20.45, dove il Genoa avrà la padrona in panchina e chance per Diawara per Napoli, vedremo. Poi ci sarà Juventus Pal, sempre a stessa ora, Dagra Costa per Mandžukić e Boriello con Antenuti per la Spal. Roma, Crotone, ci sarà gioca Gaspor e De Rossi in panchina, invece nel Crotone torna Martella. Sassuolo, Udinese, Farcinelle verso la conferma e Newting non convocato. Andiamo a vedere altre notizie di Eurolega di basket. 3 sconfitte onorevoli ma 0 punti. A Milano servono più concentrazione e difesa. Infatti il Real Madrid ha vinto 100-90 contro l'Olimpia Milano di basket. Altra notizia, andiamo a vedere qualificazione mondiale d'Europa. Buffon dice rispetto per la Svezia, ma per noi è obbligatorio andare ai mondiali. Gran Premio della Malesia per MotoGP. Dovizioso dice la corsa al titolo sembra compromessa. Rossi dice a Sepang non mi aspetto nulla. Serie A nel giornali sportivi. Eccole qui. Montella sempre più in bilico tra le voci di possibili sostituti. La FIGC dispone un minuto di riflessione su tutti i campi in memoria della SOA. Simone Inzaghi dice atti antisemiti da condannare ma riconducibili a poche mele marce. Ginnastica artistica, Giorgia Greco, 10 anni, gamba amputata per un tumore, ma vuole tornare a gareggiare. Tanto di cappello alla atleta di ginnastica ritmica Giorgia Greco, che continua a sognare ed è una bellissima notizia. Eurolega ancora, anzi basket, giocata della notte di NBA, Blake Griffin schiaccia in testa a Rudy Gobert. Steph Curry consola un bambino che ha appena perso il papà in un incidente, una bellissima, e chi vorrebbe andare a vedere su internet c'è questo bellissimo filmato, veramente di tanto di cuore.
Poi, risultato della notte, LeBron trascina Cleveland, Gallinari e i Clippers vincono ancora. Serie A, Lotito, gli inadesivi, colpa di 15 scemi. Non mi aspetto alcuna punizione, diventeremo ostaggi. Short track di patinaggio in di corsa. Arianna Fontana dice essere portabandiera mi darà una carica incredibile in gara. Altre notizie, Malagò dice abbiamo molte frecce al nostro arco, faremo meglio di Sochi. Altre notizie, andiamo a vedere se ce ne sono altre di importanti. Formula 1, 25 gare nel mondiale, Liberty Media pensa all'eliminazione del venerdì di prove libere. Ma per adesso tante chiacchiere. Andiamo a consultarci invece ai risultati delle League Cup, prive di Coppa. Manchester City passa solo ai rigori, pensate un po' voi. L'Arsenal col miracolo del ragazzino. Infatti vi dico subito anche i risultati delle proprio che successe ieri sera. Il World City ha perso per 2-0 contro Manchester United. L'Arsenal ha vinto per 2-1 contro Newton City e Manchester City, che nei tempi supplementari e nei tempi regolari, quindi più del 90esimo, hanno fatto 0-0 contro il Wolverhampton. Invece ai rigori andiamo a vedere che andiamo proprio a vedere, vediamo. Se non mi sbaglio, ha vinto il Manchester City a rigori per 4-1. Vabbè, andiamo a vedere i risultati delle partite di ieri. Eccole qua, dove l'Inter adesso ha vinto per 3-2. Rischio di rimonta della Sampdoria, che però ha vinto una bella partita. Serie B, risultati di Serie B della 11ª giornata di campionato. Il Perugia ha perso contro Cesena 3-0, Novara Salernitana 2-3, Frosinone 4-2 col Ternana, Foggia ha perso 3-0 contro il Parma, Empoli Pescara 3-1, Cittadella Venezia 2-1, Derby Veneto, Carpi Palermo 1-3, Ascoli La Spezia 3-1, Virtus Entella 1-1, Virtus Stella Monese scusate, 1-1 e Avellino Pro Vercelli 1-0. I risultati altri della League Cup, andiamo a vederli, il Bournemouth ha vinto 3-1 contro Middlesbrough e Piston City ha vinto 4-1 contro Crystal Palace. E Leicester City ha vinto 3-1 contro il Leeds United. Coppa del Re, 3-0 del Barcellona contro Real Murcia. Poi andiamo altro a vedere altre notizie. Andiamo a vedere dove nella Coppa della Germania, la DPE Copal, nel secondo turno, il Borussia Dortmund ha vinto 5-0 contro il Magdeburg. E lo Schalke 04 ha vinto 3-1 contro il West Ham. E il Bayern Leverkusen ha vinto 4-1 contro l'Union Berlin. Invece andiamo a vedere. E Francoforte ha vinto 4-0 contro il Sheffield. E invece nella Eurolega Basket, Barcellona ha perso, scusate, 75-81 contro il DAS Kaunas. Real Madrid ha vinto 190 contro l'Olimpia Milano, Maccabi Tel Aviv ha perso per 68-69 contro l'Olympiacos e il Khimki ha vinto 85-78 contro la Stella Rossa. Risultati della Eurocup, invece Atletico Bilbao ha perso 92-96 contro Partizan, Limoges ha perso per 65-73 contro Berlin. E Ristas ha perso contro
il locomotive Cuban per 85 a 93. Andiamo a leggervi invece le partite di stasera. Serie A, alle ore 18:30 ci sarà Atalanta e la Sverona. Invece tutte le partite alle ore 20:45 saranno Chievo-Verona-Milan, Bologna-Lazio, Juventus-Spal, Roma-Crotone, Genoa-Napoli, Fiorentina-Torino, Sassuolo-Udinese e Cagliari-Benevento. L'ESCAP per il quarto turno di campionato, quarto turno di Coppa. Il Chelsea giocherà alle 20:45 contro l'Everton e il Tottenham giocherà alle 21 contro l'West Ham. Poi andiamo a vedere Coppa del Re. Per dirvi solo alcune squadre che giocheranno più importanti per la sedicesimi di finale, l'Atletico Madrid giocherà contro l'Elche alle 21:30 in trasferta e il Villarreal giocherà contro il Portofredina alle 20:30. Nella Coppa della Germania invece ci saranno alle 18:30 ben tre partite, di cui Hertha Berlin contro Colonia, Wolfsburg contro Hannover 96, Kaiserslautern contro Stoccarda. Invece alle 20:45 ci sarà Werder Bremen contro Hoffenheim, Friburgo contro Dinamo Dresden e Lipsia contro Bayern Monaco, sempre alle 20:45. Altre notizie, andiamo a vedere i risultati che in questo momento sono in diretta, dove il Brasile giocherà, sta giocando e sta perdendo contro l'Inghilterra 1-2 nel semifinale di Mondiale 17 e al invece del 16:30 sarà il Mali contro la Spagna. Eurolega, invece di basket, alle ore 19 ci sarà CSKA Mosca contro Panathinaikos, Benefice contro Anadolu Efes alle ore 19:45, alle 20:30 Baskonia contro Valencia Basket e alle ore 21 Malaga contro Bunker. I risultati di stanotte di NBA sono: i Clippers hanno vinto 102-84 contro gli Utah Jazz, il Portland Blazers ha vinto 103-93 contro New Orleans Pelicans. Poi Minnesota ha perso 107 a 130 contro Indiana Pacers. Il Boston Celtic ha vinto 110 a 89 contro il New York Knicks. Poi Cleveland Cavaliers ha vinto 119 a 112 contro Chicago Bulls. E Orlando Magic ha vinto 125 a 121 contro Brooklyn Nets. Nell'Eurolega Cup invece Banevis alle 18 contro Reggio Emilia, ore 19 Levallois contro FIA Torino, invece Dolomiti Energia Trento contro Tofas alle 20:45. Andiamo a vedere se ci sono altre partite domani. Andiamo a vedere quali sono. Solo la Coppa del Re in Spagna, dove per dirvi e ricordarvi che le partite sono le più importanti, come il Real Madrid in trasferta alle 21:30 con l'italiana contro West Fabrada. Bene, grazie a tutti, a risentirci a domani e vedremo cosa succederà stasera. Ciao a tutti e arrivederci come di consueto da Audio Revolution Rest, R31 e Stab Radio. Ciao a tutti.